Zeitgeist. Ben ritrovato, Gue Pequeño. Ben ritrovato, Carlo Pastore. Come andiamo? Alla grandine, dopo la prima puntata è tutto... Tutto in discesa. Sì, adesso, tutto in discesa. Seconda puntata, oggi 2006, l'anno della vittoria dell'Italia della Coppa del Mondo, non so se ti frega qualcosa, niente. Infatti. 2016, anno dell'arresto del Chapo. E anno della vittoria del rap italiano anche. Anche anno della vittoria del rap italiano, quindi abbiamo un sacco di cose da dire. Sì. Avremo un ospite iper... Esimio. Esimio. L'esimio, lo chiamiamo così, l'esimio con la E maiuscola, non lo introduciamo adesso. Esatto. Allora, innazitutto, facciamola sempre la solita domanda. La figura massonica. Massonica, esatto, è uno che agisce nell'ombra. Nell'ombra però delle palme di Miami. Esatto. È l'ombra delle palme di Miami, lui agisce lì. Senti un po', facciamo la solita domanda. Sì. Dove eri in questo periodo nel 2006? Allora, in questo periodo, nel 2006, quindi parliamo sempre che grazie a Dio Stiamo registrando di pomeriggio. Esatto. Ma mi salvi perché tutte le puntate gireremo di pomeriggio, esatto. Questa non è mai una cosa compromettente. Sicuramente il pomeriggio 2006, probabilmente mi stavo... adesso siamo a febbraio, non mi ricordo più quando è uscito, ma stavo forse finendo l'album The Club Dog. Sì, era il momento di Penna Capitale, era l'anno, e poi è stato il disco in qualche maniera che va fatti passare alla fase successiva del gioco. Guarda, c'è peccato che aveva un problema nel mix e master, che suonava basso, se no era veramente ancora, bisognerebbe rimasterizzarlo, quando sarà il 2026, che è il ventennale, sì. Bisognerebbe rimasterizzarlo, perché era veramente una pietra, solo che insomma era un periodo un po' punk, quindi... Non è che, cioè, prodotto bene, è un disco molto figo secondo me, ma ha un problema che c'ha le voci troppo dentro, cioè non pompa. È un po' underground come suono. È molto underground come suono. Senti, però facciamo una cosa, partiamo con il primo pezzo che magari ti ricorda, era perché se il 2005 era l'anno in cui fondamentalmente discoteche, club, 2006 ancora. 2006 ancora, perché ogni anno era meglio, quindi 2006 ti dico... Cioè, eri passato tutto... dal free drink alla boccia? 2006 era tutto in zona, perché 2006 Don Joe lavorava a questo street shop, no? E di fianco c'era casa di Hans Benz, c'era un altro storico locale super underground dove andavamo, si chiamava La Cripta, e poi c'era il Rolling Stone, quindi era... Prima che lo chiudessero, però. Prima che lo chiudessero, dove ci fu anche il primo mitico concerto dei Dogo, grande, che poi magari ne parleremo. Certo, sì, quella lì è una pietra miliare proprio. Quindi era pomeriggio studio e la sera discoteca. E il suono del... Beh, bellissimo, immagino. Il suono dell'hip hop in quel periodo lì com'era? Era tipo Rick Ross. Il suono dell'hip hop in quel momento era decisamente in cambiamento, quindi... vogliamo partire con Rick Ross? Beh, io partirei io con questo. Io questo pezzo, guarda, quando ero uscito, io ero pienamente in target di tutta l'operazione. Sì, quindi spieghiamo che cosa vuol dire hustling. Ci cascai a pieno, io, Marrakesh e altri nostri amici, ci siamo cascati come dei polli, che fosse vero, no, dico tutta la sua, no? Però era questo suono, era un trap comunque, era The Runners, questa roba qua, che era un duo. Un duo di producer, penso che adesso uno dei due ancora c'è, che è uno dei miei favoriti. Comunque era un po' Miami Bass, perché lui era di Miami, quindi bassone così, e un po' 808, e aveva questo campione cioppato che diceva tutti i giorni hustle, cioè tutti i giorni traffico, ma non traffico... Sono le faccende, diciamo. Esatto, non, che in italiano è intraducibile hustler, è un'intrallazzone. È l'intrallazzone l'hustler, esatto. È vero. Infatti lui poi nel video se vendeva anche i jeans, è stupendo il video, te lo raccomando. È uno che fa le faccende, il buon intrallazzone. Nel video faceva intendere che vendeva tutto quello che si che poteva. Allora iniziamo così questa puntata di TRX Zeitgeist, dove si TRX Cross che in cui si salta dal 2006 al 2016 e poi fra poco arriva l'esimio. Yes, I know Pablo, ha detto. I know Pablo, eccolo. Anche noi lo conosciamo. The eccolo l'esimio, The Real Pablo, The Life eccolo. Of Pablo. Alias Sciablo. Sciablo, buonasera, ciao, buongiorno, buonasera, benvenuto. Carlo, ciao Gue. Sei contento di essere qua? Grazie per questo invito, sono onorato. Hai visto che bello? Tutto bellissimo. Bellissimo. Sai cos'è? Mi piace l'idea che l'abbiamo introdotto sulla figura dell'hustler. Certo. Sciablo. E anche sulla rima di Rick Ross che conosce Pablo, lui intendeva Noriega, Pablo esatto. Noriega. Però è perfetto. Come lasciamo Pablo Schiavo? Comunque è sempre associato personaggi di grande spessore. Sì, no? Sì, dai, Pablo Escobar, Picasso, figurati. Ma te, voglio dire, Neruda. Visto esatto. Che citazione ti ho fatto? Madonna. Mamma mia, triplo. Dal poeta all'hustler. Quando hai bisogno chiamami. La gamma dei Pablo possiamo contare sul GUE. Senti, come va?
Bene, bene, grazie ragazzi, tutto a posto, contentissimo. Sei ovviamente obbligato a dire di essere contento di essere qui. Sono felicissimo di essere qua. No, no, a parte tutto, mi fa piacere di brutto. Comunque, sei invitato qua da Gue, ovviamente. A ricordare questi anni passati che fanno sempre pensare che, insomma, già sono passati un sacco di anni. Lo so, sembra ieri, Beh. Anche perché sembra ieri. Poteva chiamarsi così. Ma sai che il vino è buono, ma come l'acqua. Come l'acqua, sembra ieri. No, tra l'altro, vabbè, adesso siete un po' anche soci in affari, no? Voglio dire, nel 2006 invece... Io sono un umile servitore. Sei come il Papa. Il Papa diceva: sono un umile servitore della vita. Ci conosciamo da veramente tanto. Questo dimostra la nostra. Diciamo un giro di parole, non la nostra vecchiaia, ma la nostra esperienza in questo business. Esatto. Nel 2006 già vi conoscevate? Un giro di parole. È un ottimo giro. Ci conosciamo già da da 2 o 3 anni. Sì, assolutamente. Pensa a te, madonna. Perché tu facevi il DJ quando Don Giorno poteva andare con i Dogo. Esatto, no, questo nel 2006, poi magari ne parleremo, era già il periodo dove loro, come avete detto prima, già era uscito Penna Capitale, che è il secondo album dei Dogo. Però noi ci siamo conosciuti prima di Mephist, che era proprio il prima che uscisse Mephist. Fatto dei magici concerti, con DJ Shablo e Piatti. Perché Don Gio era un backup. No, capisci? Don Gio ai tempi lavorava, perché ovviamente però veniva, era un business. Veniva ogni tanto a fare le doppie voci, ma non era i piatti. Non era a volte faceva il backup. Lui faceva le doppie di me voci. Vigo. Sì, di me Jake, sì, scusa. Sì, esatto. E lui era il DJ. Ogni tanto quando poteva scappare dal lavoro, perché lui ai tempi aveva un lavoro fisso da Ikea, se non sbaglio male. Sì. Lui veniva e ogni tanto faceva le doppie voci, però non stava in console, non gli piaceva fare il DJ ai tempi. Era che anno mitico comunque. Sì, beh, aveva fatto delle live leggendari. Cioè, pazzesco. Tra l'altro, quello lì è stato un periodo, immagino, perlustrativo per tutti. Si tentava di capire che cosa uno volesse fare veramente. No, per esempio, tu hai fatto gioco, di tutto, diciamo, nella vita, no? Produttore, l'hai artista. Detta così un po' brutta, vita, veramente. No, però è vero, quante cariche hai perlustrato tanto. Hai perlustrato. Anch'io perlustrato. Perlustrare è importante. Sì, è importante. Certo, non è come oggi che tu hai ben definito magari quello che vuoi fare, c'è un business, c'è un mercato, quindi sai quali sono le figure, i ruoli che vuoi. Ma no, cosa ti sentivi tempo all'epoca? Cos'era la tua cosa principale? La febbre. La fame. La sete. Ma no, ci piaceva la musica, nel senso, ci piaceva questa cosa del rap, non era un mercato, non c'era un business vero e proprio, era una grande passione, lo facevamo per il gusto di farlo, non pensavamo che la cosa sarebbe evoluta, c'era un sogno, ma non noi, che noi ce la facessimo, in generale non esisteva, anche al di fuori di noi, erano pochissimi quelli che riuscivano a lavorare con questa cosa. E... Sì, per me il 2006 è stato l'anno in cui... Mi ricordo che a un certo punto, avendo mollato l'università, facendo mille tipi di lavori, non sapendo più sbattere la testa, io penso che volessi fare l'attore, ho iniziato un corso di dizione, roba non credibile. E mi ricordo quindi che... Dici bene? Bene, queste cose qua. E mi ricordo che mentre studiavo questa cosa e poi facevo lavori normali, il nostro manager dell'Epsom, un giorno ci disse: ragazzi, una bella notizia, ho messo in piedi il primo tour dei Club Dogo, che erano 8 date in centri sociali, feti, via. Però era il primo, no, era anche con cosa, un rider, una produzione. Sì, era una prima, non c'erano 10 date che si guadagnava forse 200 euro a data. Sì, perché però cosa prima erano delle serate, loro chiamavano, ma non è che c'era una cosa organizzata che dici ci sono 10 date da questo periodo a questo periodo che è un turno. Prima dicevi: oggi ci hanno chiamato in Salento, ci pagano il rimborso spese, c'era un tour, nel garage, a casa del promoter, ti ricordi? Era la gavetta underground, quella che hanno fatto in tantissimi. Però mi ricordo che dissi: beh, insomma, questi soldi sono, non so, 2 stipendi normali, per me era impossibile, ho detto: beh, basta, adesso provo a fare mollo e all in sulla musica. Comunque mi piace l'idea del 2006 come luogo ancora appunto inesplorato, anche che ha a che fare col sogno e con la passione. Infatti il 2006 è uscito forse un disco cardine di quelli che volevano fare anche i produttori come te, anche certo, immagino, cioè J Dilla Donuts. J Dilla per me personalmente è stata una grandissima ispirazione. Mi ricordo anche con Don Gione parlavamo di questa cosa ai tempi, era uno dei suoi produttori preferiti. Comunque era un personaggio che ha portato una nuova visione nel rap, dove tutto molto programmato, sai, anche le batterie erano molto, tutto basato sulla batteria elettronica che era molto quantizzata. Invece lui è stato il primo che ha fatto questo groove, diciamo, che suonava più reale, quasi come suonato, nonostante fosse fatto con le drum machine, con i campionatori. Quindi aveva praticamente spostato un po' questa cosa qua con una cosa tutta sua, originale. E ai tempi, per quanto lui fosse venuto da Detroit e lavorasse con gruppi
relativamente underground come Slam Village, Frank and Dank, mitologici. Comunque poi è stato comunque notato anche dall'alto, perché comunque Janet Jackson gli ha fatto produrre delle cose, comunque ha lavorato con un sacco di nomi. Poi è diventato seminale, culto, no? Poi purtroppo, come in tutti i casi, quando poi è venuto a mancare giovanissimo, comunque ancora aveva tanto da dire, è diventato una leggenda, ovviamente. La cosa che mi piace di J Dilla, ve la dico dopo aver ascoltato le tracce più belle di Donuts, per me perlomeno, che è Working On It, qui a TRX. Sai che a Tokyo si può parlare? Si può dire, sai si può dire. Sono stato adesso e ho preso in un disco, un negozio pazzesco che solo a Tokyo si trova, un libro e fantastico di J Dilla, di foto così, tutto scritto in giapponese, bellissimo. Cioè, no, mito, per il Giappone è uno dei super culto J Dilla. Lo idolatrano. Poi questo disco è particolarmente rappresentativo, anche molto triste, perché questo disco è stato composto sul letto d'ospedale, proprio quando lui era già stata diagnosticata la malattia, era in sedia a rotelle, non poteva... Tu pensa che l'ultimo tour lui l'ha fatto proprio in sedia a rotelle, con Frank and Dank che giravano, io ho visto delle riprese, perché poi ho avuto la fortuna di collaborare con Frank and Dank dopo, mi hanno raccontato di quest'ultimo tour mitologico dove lui girava proprio sul palco, entrava in sedia a rotelle. Mamma mia. E questo qua l'ha composto proprio lui, se l'ha portato un campionatore piccolissimo con dei vinili, un piccolo giradischi, e tutto questo disco è basato sul campionamento, che è tutto una roba sample, che lo caratterizza, tutto sample. Se lui quindi campionava nel letto e faceva queste cose nel giro di di poche ore, perché non aveva neanche tempo per nelle casse, nella strumentazione, quindi lui è tutto composto sull'ospedale, quindi immagina anche che roba strana. È incredibile, la storia, no? Questa è assurda, sì. La cosa figa è che però è il suo stile così colto e raffinato, in realtà, che piace appunto ai cosiddetti backpackers, che in termine tecnico, diciamo così, nel rap sono quelli che quelli che ascoltano rap zaino, cioè quelli del conscious, fondamentalmente. Sì, bravo, conscious, contro, diciamo, tutta quella, no? Contro appunto i soliti testi, magari, che puoi dire sulle donne, sui soldi. Credo che sia una razza quasi estinta, no? Però non del tutto. Fortuna, direi. No, non del tutto, come i metallari che non muoiono mai, però è abbastanza estinta, no? Sì, in realtà è una cosa molto italiana, è il purista dei testi, cioè che non vuole. Anche uno che non ha compreso fino in fondo da dove viene questa cosa qua. Comunque J Dilla era uno che veniva comunque dei bassi fondi di Detroit. Io mi raccontava, mi ricordo Frank and Hank quando li beccavo in Olanda, mi raccontavo che in realtà il tipo finiva di suonare, andava subito, passava un sacco di tempo al night. Chiaro, questa è una cosa che mi piaceva, infatti. Sì, insomma, se vedi anche i video di Frank and Hank sono super espliciti, anche i testi. In realtà lui era molto così, era molto grezzo, tra virgolette. Però diciamo che aveva una nobiltà, diciamo, interiore, forse a livello di produzione artistica, diciamo. Quindi era considerato, aveva un gusto incredibile. Sì, un grande gusto. Quindi questa cosa qua magari uno poteva, però insomma. E quindi mi piace pensare che lo sciablo che ascoltava appunto J Dilla poi andava a night, ma è proprio così. Cioè, no, J Dilla italiano, J Dilla italiano. Non andavo ancora a night, però nel 2006 mi sono trasferito ad Amsterdam. Che voglio dire, io ho scoperto, diciamo, il museo Van Gogh, il noto museo. Cosimo veniva spesso a trovarmi per andare al museo. Sì, ma io però andavo a negozi di dischi perché c'erano le sneakers, andavi a comprare cultura. No, però compravo le sneakers, abbigliamento che non si trovava, insomma, un po' di cose. Però tu hai prodotto un pezzo di Penna Capitale, sì, che tra l'altro per legarci a J Dilla era influenzato dalla produzione quello di J Dilla, è quella la cosa, J Dillissimo, era molto J Dilla, infatti era, cioè, senza vergogna, mi ispiravo tantissimo in quel periodo a quel tipo di produzione, e infatti abbiamo fatto questo pezzo No More Sorrow, titolo in inglese tra l'altro inconsueto per i Dog, no? Inconsueto perché comunque era basato su un campione vocale di questa cantante che si chiamava Pupac, che ai tempi collaborava con me, che ha una storia stranissima, insomma, è nata comunque in Perù, Svizzera, vissuta negli Stati Uniti, cantava in inglese, e quindi c'era questo sample in inglese. Mi ricordo che i ragazzi avevano sentito ai tempi, io producevo, stavo facendo il mio disco, il primo disco solista che si chiamava Second Feeling con questa cantante, dove c'erano tanti canzoni in inglese, e mi ricordo che loro sentirono questa preproduzione, gli è piaciuta, e da lì si è andato. Calcola che quel periodo là era il secondo disco di Club Dogo, quindi era... Cioè, era come Mayfiste questo, era molto influenzato anche dal soul, da questo tipo di produzione. Sì. Cioè, eravamo sempre zarri, però facevamo anche questa roba che poi è diventato solo zarro. Sì. Avete tolto, però, congiunto, no, tra Mayfiste, che era molto classico. Sì, questo è stato l'anello di congiunto tra quello e Ville Denaro. Sì. E comunque anche aveva pezzi GU, era sempre nell'epoca.
Quindi questo non vuol dire che però era la nostra, cioè faceva capire dove venivamo, cioè veniamo da lontano a livello anche di ascolti, di avevamo ascoltato proprio di tutto, ancora sì. Una volta in più quanto i Dog avessero un ventaglio di produzione sì. Così ampio rispetto al classico. Ma era anche figo perché comunque andava in contrasto magari con dei testi che potevano sembrare invece, no, più gangsta, più giro, comunque anche più espliciti, no? Invece ai tempi quel discorso che diciamo prima di J Dilla che era inserito, c'era la gente, cioè in Italia era ancora più accentuato, si sì. Parlava di certe cose, non potevi. Cioè, certe persone, soprattutto della generazione precedente, ti guardavano abbastanza male, no? E invece avere che curiosità. Questo sound un po' paradossalmente più classica creava un bel agrodolce, no? Perché da una parte c'erano questi testi così e poi però c'era anche un rispetto magari delle origini, no? Pensa che roba curiosa che 10 anni dopo, visto che stiamo parlando di questo nel nostro show, invece si poteva anzi, dire tutto. Sì, è ribaltata anzi, completamente. Anzi, se ti facevi una roba più così, ti dicono che noia, che palle. Vai, ascoltiamolo quel pezzo dei Dogo, dai. No More Sorrow qui a TRX Zeitgeist. No More Sorrow, questo pezzo dei Dogo del 2006, prodotto peraltro da Sciablo, che è qui con noi quest'oggi. Esimio Sciablo. Tra l'altro quell'anno i Dogo, appunto, grazie a quel disco, fecero quel sold out incredibile a Rolling Stone. Che era il posto dove andavamo a clubbare, cioè, che sogno. Tra l'altro era mitologico il Rolling Stone, perché oggi c'è pioggia di sold out ovunque, no? Forum, stadio e via dicendo. Però riempire Rolling Stone per una band senza contratto, una band, un gruppo senza contratto come voi, non era... Ti dico di più, c'era questo trend dell'epoca che noi copiavamo dai francesi, così che era tutti sul palco. Sì. E in più c'erano moto, booster, motorini sul palco, cioè, e soprattutto scenette, fiction, roba. C'erano? Non era quello dell'elicottero, non era quello del mitico. Non era quello dell'elicottero. Ho sbagliato, non ricordo l'altra parte. Cioè, no, c'era. C'era Marrenzone che facevano le robe, tipo hanno allarmi, cose, sì, sirene. Sì, c'erano anche questo. Io non c'ero. Era un tentativo di fare una sorta di produzione. Sì, c'erano scenette. Ma questa dell'elicottero, scusa, spiego. Ti spiego perché. No, invece hai ragione. Hai nominato una vera hit. Allora, lo show era aperto da Marra e Hans Benz, esatto. Che erano un duo. Cioè, non erano un gruppo, ma facevano gli show insieme. E nel loro show, l'intro del loro show era una specie di... Una cosa geniale, secondo me, di Hans Benz. L'intro del loro show era... Un intro in cui arrivava un elicottero di polizia e che lì cercava, li arrestavano, e loro si liberavano e entravano. Era una cosa così geniale. Finito loro rimanevano e noi eravamo entrati. All'epoca andava Edardi, cioè noi eravamo super nella moda. Quindi avevamo questi oversize di Edardi e avevamo soprattutto le collane. Che erano d'argento, un po' patacca, ma non patacca proprio, però. Avevamo le collane io e Jake, stile G-Unit, proprio grosse. E siamo stati sicuramente i primi, penso. C'erano, cos'era, Farrelly in quel periodo le metteva spesso, no? Tutte, c'era proprio G-Unit, c'era la cosa che girava, era proprio quello. Avevamo quelle collane, questi edardi grossi ed entrammo con... su delle moto, dei motorini che poi fece il Bornas creando una roba illegale, un disastro, certo. Un disastro di inquinamento. La gente si fumava dentro di tutto, c'era un parterre tra il pubblico e nel backstage veramente raffinato, quindi che calcola che, ti ripeto, per essere senza contratto c'erano tipo, non so, 4 showgirl sgalletto, però sai, dici che adesso certo. Della tele che tutti sognavano, adesso personaggi scontato, adesso però scontato, ai tempi calciato, i primi calciatori, eravamo molto hype. Ma quella è stata la prima volta, mi ricordo che Gian Paolo del rock and roll ci portò nel coso e disse: ragazzi, questa volta fu la prima volta che ci pagò. Guarda, non vorrei esagerare, ma secondo me ci pagò bene. Bene, no, ma secondo me ci diede 2000 euro, 2500, cioè che era una roba incredibile. Disse: ragazzi, questa ve la siete meritata, è la prima volta. E poi da lì poi abbiamo fatto il famoso tour. Fantastico, questo ti dico. Fantastico. Però la sensazione che avevi sulla pelle finito sto concerto era incredibile. Incredibile, e abbiamo infatti festeggiato fino a tarda mattina, diciamo. Purtroppo questo il Zeitgeist è rimasto. È cambiato tanto. 2006-2016. Te c'eri, tra l'altro, no? Quel live lì. Io quel live lì sono venuto a vederlo, però non vivevo più in Italia perché mi ero trasferito da poco in realtà in Olanda e sono rimasto dal 2006 fino al 2010-11 in Amsterdam. Vivevo là. Ogni tanto facevo su e giù, però ho avuto un momento un po' di disillusione, devo essere sincero. Loro in quel momento non sono
decollati. Io in realtà ero un po' stanco. Mi sa che c'è su YouTube, tra l'altro, qualcosa. Dopo lo cerchiamo. Dopo lo cerchiamo, sì. Dopo lo cerchiamo. Tu sei tornato dopo, no? Sono tornato nel 2011. Che poi comodo, quando la gente. Perché tra l'altro il 2006 è stato l'anno in cui Fibra è passato su Major, poi, no? Sì. Quindi è stato l'anno in cui il rap comunque è tornato in classifica. Sì, sai, io comunque ero un po', ne avevo già visti dei momenti dove la roba era partita, poi tornata. Conta che io le prime cose ho iniziato a farle nel 95-96, quindi avevo già vissuto dei momenti di hype dove sembrava che il rap doveva essere, capito, la nuova cosa, no? Già Neffa, quando mi ricordo ai tempi, i Messaggeri della Dopo prima, l'articolo 31, il Sottotono. Ho vissuto tutti questi momenti che poi erano finiti tristemente nel 99-2000. Mi ricordo che poi, insomma, era sceso di nuovo tutto, poi c'è stato un altro momento, poi di nuovo ricalato, insomma, diciamo che il vero scoppio paradossalmente è arrivato 10 anni dopo, nel 2016, dove la roba è rimasta un pochino più stabile. Anche perché ha proprio fatto la svolta totale. Bene, nel 2006 comunque è uscito questo pezzo che si chiama Applausi per Fibra, che è diventato una hit e ha cambiato un po' il corso delle cose, qui a TRX. Clips, questa era Mr. Me Too, è un brano che ci ricorda esattamente il 2006. Poi tu l'hai proprio studiato questo disco? Questo è il mio disco preferito. Cioè, questo è il tuo disco preferito. Questo video, chi vada su YouTube a vederlo, per i vecchi all'ascolto. In questo anno in America andava prima che andasse di moda le serie, le Netflix, eccetera, c'era questa serie, si chiama The Wire, che fu nominata da Obama la sua serie preferita, che The Wire significa la cimice, no? Che era questa roba di Baltimora, di polizia e pushere, e il caposaldo del telefilm era che all'epoca, adesso ci sono ancora, forse in Europa li ho visti, però all'epoca in America tu potevi andare da un Walmart e comprare un telefonino senza scheda, senza niente, e usarlo, perché poi lo buttavi. E quindi il video di Mr. Me Too era tutto, loro facevano il playback e buttavano erano delle specie di Nokia, sì, 3310, sì, sì. Il cellulare del pusher è un trafono, è il trafono, infatti veramente fantastico, un disco, un capolavoro, consiglio a tutti di cioè questi due dischi sono di andarli a recuperare. Tra l'altro nel 2006 appunto i Clips esistevano, poi la storia l'abbiamo raccontata prima, i due fratelli, uno va da una parte, uno dall'altro, sì. L'altro saltando 10 anni, nel 2016 invece è Pusha T, sì. Anche te sei un hater, diciamo così, di Kanye West, come buon Gue. A me, cioè, sono un hater, no, ma hater si fa non per dire, non sposo quel filone, esatto, di no. Pop, no, diciamo che a me io differenzio molto l'uomo dall'artista, no, ma certo, ovviamente c'è la produzione, figurati, di ovviamente musicalmente Pop, sicuramente dai inizi l'ho sempre seguito, sono stato più da Jesus in poi, no. Ecco, diciamo mollato. Che mi piace il Kanye di pre-Jesus. Ma il Pusha T invece attuale vi piace o no? Pusha T attuale, ti dico, per me che sono il fan numero uno, è assolutamente uno dei migliori che ha mai preso in mano il microfono. È che secondo me nella veste kanyeizzata, un po' hipsteroide, nonostante faccia roba dura, durissima, ancora più senza quella magia di Pharrell, quella essere un, a me personalmente per me annoia un po'. Mi annoia, esatto. Cioè, mi piace, cioè, sono geniali i testi con questo fantastico. Adesso, se sentiamo questo, sì, pezzo di Lego Scaletta, è una pietra. L'abbiamo visto anche live, una festa di Vice, non so cos'era. Io penso che vidi Clips che all'Alcatraz a aprire un concerto di Jay-Z. Che anno era? Era Blueprint? Era prima tantissimo, qua, facevano Grinding, era il 2005, quindi non so che disco era di Jay-Z adesso. Più o meno era comunque 2006 zona, un po' prima. 2005, sì. E quindi no, mi piace ancora tantissimo, però un'altra solfa, presenza Pharrell, poi solito sono un po' nostalgico, però sentiamoci sto pezzo. Dai, sentiamo Drug Dealers Anonymous, Pusha T qui a Zeitgeist. Drug Dealers Anonymous di Pusha T qui a Zeitgeist. Abbiamo fatto il salto proprio da programma, cioè proprio come eravamo, come siamo diventati 2006-2016. Però nel 2016, diciamo, qui voi siete stati partner in crime per un disco che è un disco molto importante, immagino, per entrambi. Marrakesh, sì. Gue Pequeno, Santeria. Tra l'altro quel disco è stato l'inizio per cui poi noi ci siamo ritrovati dopo un momento che ci siamo perché persi. Spiegatemi un po' il vostro rapporto di amicizia. Il rapporto di amicizia è sempre stato, però lavorativamente poi ognuno faceva le sue cose. Io poi dalla mia carriera solista sono sempre stato... Sì, abbiamo sempre collaborato nel suo primo disco solista, mi ricordo che è uscito nello stesso giorno, 2011. È uscito Tori Rocce nel 2011, che era il disco che abbiamo fatto con Don Joe, sì. Dove lui partecipava in diverse tracce, però lui ha fatto il suo primo disco, ovviamente Bravo Ragazzo, il suo solista. No, Ragazzo d'Oro. Scusa, Ragazzo d'Oro, perdonami, qua è
e io brucevo tre purtroppo facciamola installare subito, per le prossime puntate. E su Ragazzo d'Oro c'erano tre produzioni già mie, quindi già avevamo iniziato a lavorare insieme. Poi un po' non è che ci siamo un po' persi, semplicemente perché lui faceva le sue cose, io ancora non vivo a Milano, insomma. Poi da Santeria abbiamo fatto poi Gentleman insieme, da lì abbiamo fatto tutti i dischi insieme, abbiamo fatto Santeria, abbiamo fatto Gentleman a Miami e abbiamo fatto Sinatra a Miami. Esatto. Avete iniziato a rifrequentare e poi alla fine siete confluiti in una stessa realtà discografica. Sì, beh, anche perché io non ero senza management, quindi poi insomma, lavorando lì è stato un po' naturale, che cioè non è, era stato abbastanza normale ritornare, insomma. Ma infatti è interessante questa cosa che tu praticamente nel 2015-2016 inizi a mettere le mani sulla trap italiana, no? A costruirla. Ma no, in realtà già da un pochino prima, perché nel 2013 con Marra avevamo riformato Roccia Music, no? Nel 2013. Era così tanto tempo fa? Eh sì, perché era nel 2013 è uscito Genesi, che era questo disco. Era il bonus del disco di King of Rap, No, 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 quello era dopo addirittura. No, no, quel bonus era Roccia Music 2, quello che gli parli tu. Che era dentro King of Rap, su quel disco King del Rap, dove avevo fatto una produzione che era l'Albatro, che era un pezzo molto bello cui sono legato. Però poi lì ci siamo rincontrati con Marra, che anche con lui per un po' ci eravamo persi. Dopo lui a un certo punto ha avuto questa nel momento che Guè aveva già fatto tanta roba con Arsh, c'era il momento delle label italiane in cui si pensava che ci potesse iniziare a essere un mercato per l'indipendenza in Italia, con un sacco di errori fatti da tutti, perché ovviamente era una grande voglia, ma nessuno aveva il know-how, la conoscenza, non c'erano ancora le major oggi che comunque finanziavano questi progetti, era tutta una cosa totalmente indipendente, erano più dei nomi che delle vere e proprie etichette, no? Era una delle crew allargate. E Marra ai tempi mi ha chiamato e fa: guarda, voglio comunque rimettere in piedi una roba come Roccia Music, gli serviva comunque un supporto, e quindi abbiamo iniziato a lavorare in questa cosa. Quindi nel 2013 abbiamo preso i tempi Achille Lauro, Luché, c'erano altri personaggi, c'era Coco, c'era ai tempi personaggi insomma, addirittura Fred De Palma, che non erano neanche, che ho preso una gara di freestyle, che poi ha fatto un percorso totalmente, anche se vuoi, distante da quello che poi rappresentava Roccia Music, no? Infatti poi ognuno è andato per la sua strada, no? Come era giusto che fosse. Ma domanda, avete sentito la storia di Achille Lauro adesso, l'ultima polemica, sì, no? Sì, certo. Sulle radici, nelle radici, insomma, fondamentalmente è uscita la cosa che il papà di Achille Lauro era un giudice della Corte di Cassazione. Poi mi sembra che c'è tutta la famiglia, anche prefetti. Esatto, c'è una famiglia importante borghese che ha dei ruoli. E quando l'avevi conosciuto? Io l'ho conosciuto che ci era piaciuto tantissimo invece il pezzo, che mi ricordo che fa: ho avuto 30 motorini, neanche uno mio. Era stupendo. Che era, quindi eravamo super affascinati ovviamente dal rap di strada, e Lauro ai tempi per noi era c'era quello, quel pezzo che diceva: entro nella macchina, bancomat con la macchina. Esatto, sì. Quello dopo l'abbiamo fatto noi con Skinny, sulla base di Skinny. Poi era su Genesis, su questo disco che abbiamo fatto. Ma sai, lì io ovviamente. Lì il tema della credibilità, no? Devi per forza essere delle popolari per fare rap, allora, o devi essere bravo a fare rap? Come ha detto già Marra, che comunque si è espresso su questa cosa qua, in realtà, nel senso, no, non per forza, però l'importante secondo me è essere reali con quello che tu racconti. Più che altro, se io penso che se tu basi tutta la tua poetica su quello, un gangsta, e poi per me non è neanche il fatto della famiglia, è proprio la famiglia che, cioè il prefetto, è un uomo dei più importanti uomini di Stato, sicuramente. Cioè, capisci, quindi non è che è avvocato neanche, va bene, non è che è architetto, non so come dire. In un'ottica di ribellione personale, dice, è proprio la cosa più lontana che puoi fare rispetto alla famiglia che hai avuto. Comunque era interessante vedere questa cosa, perché poi appunto il 2016 è l'anno in cui è esplosa in maniera definitiva anche nelle classifiche, quindi ha messo un marchio ufficiale. Ma la guarda, quando italiana. È uscito in realtà Santeria non c'era ancora questa esplosione, diciamo che quello era fondamentalmente un album culto che segnava un po' una grande amicizia, capito, che c'era fondamentalmente tra Guè e Marra in primis. Io sono stato un po' la persona un po' designata da Universal per seguire tutta la produzione artistica della cosa. Una bella grotta capo. Sì. Vogliamo ricordare qualche momento? Degli elementi mitici. Ricordiamoci anche Paola, Paola è venuta con noi in Brasile a fare una delle sessioni, perché abbiamo fatto comunque delle varie sessioni in giro per il mondo, che tra l'altro è l'illuminato Jacopo Pesce Universal, e sarà altro ospite di questa serie, infatti poi ricorderà. Abbiamo anche lanciato questo trend, no? C'è questo trend da fare dischi all'estero che ai tempi non nessuno faceva, e quindi noi abbiamo deciso che ha funzionato molto. Mi ricordo che infatti
inizialmente con grandi mal di testa. Mi ricordo che Marra non era così convinto di andare a fare in Brasile. Beh, sicuramente adesso lui ci sentirà, si farà una risata, però diciamo no, che è stato, ha avuto un paio di defianze. Ha dovuto fare il cambio a Madrid, voleva pure lasciare l'aereo. Facciamo una cosa, sentiamo un pezzo, che è il pezzo culto di quel disco, cioè perlomeno uno dei pezzi culto, e poi parliamo ancora di Santeria, di cosa è successo nel 2016, Scooteroni. Poi da qua possiamo attaccarci a DPG, al rap. DPG c'è Luque, no, abbiamo informato Luque, tutta forse. La parte trap. Non abbiamo molto, di eventi alla fine è un cazzo. Uccimeli per la progetto nuovo è bellissimo però, ho tirato il libro. Io direi tagliare, no? Tanto di questo. Sì. Boom boom e via. Scooteroni da Santeria, cioè allora Marra a un certo punto quindi è sbroccato sui voli. Io mi permetto di fare ironia perché io sono anche un campione, cioè non sono un campione della Defiance, ma ho i miei. Ma tu mi sembri un grande programmatore, però devo dire, lavorando a Zeitgeist mi sono accorto che una cosa, allora, per me programmare, tu dirai a me piace fare festa, andare al night come J. Dilla. A me la cosa che mi dà più gusto nella mia vita è programmare. Sì, ossessivo lui, confermo. Che sono una psicosi ansiosa. Da calendario ho un calendario in cui scrivo anche osteopata. Dove riempire gli spazi, se non ha quella data lì occupata è un problema, ti piace sapere che c'è sempre qualcosa da fare in quell'ora, se non so cosa fare più che altro. No, ci quel sta. Disco, sai, quando devi fare comunque un joint album e devi mettere due personalità che comunque devi mediare tanto, perché comunque uno c'ha un metodo di lavoro, l'altro ce l'ha l'opposto, perché la verità è che poi tra Marra e lui effettivamente sono tanto simili in tante cose, ma sul metodo di lavoro sono totalmente diversi. Quindi quando sei costretto a stare dietro le tempistiche delle cose, no? È complicato. Location brasiliana incredibile. Abbiamo registrato nella giungla. Sì, vabbè, quello del Brasile è stato stupendo. Benvenuti nella giungla. Abbiamo registrato nella giungla. Come il famoso pezzo Togo Gang. Benvenuti nella giungla. Fantastico. Ma tra l'altro era un periodo, quello lì, dove succedevano un sacco di cose. Allora, nel 2016, mentre usciva Santeria, arrestato il Ciapo. Quindi voglio dire, tutta la parte gangsta appunto veniva ancora rinvigorata. Anche se la cosa più bella del Ciapo è quando poi è fuggito. Sì, è chiaro. Dalla vasca. Per me è la più bella che ha fatto dalla vasca. E poi soprattutto Gucci Mane che viene liberato dalla prigione. Sì, Gucci Mane, ma come viene liberato? Perché da chiattone ha squartato, six pack, cioè, ricchissimo. È uscito... Io ho letto pure il libro, ma ancora non mi è servito, però io ho alcune biografie tra cui Tyson in modo negativo, perché l'ho letto e ho detto vedi come si può finire... Adesso uno si è gremato 600 miliardi, so quanti. C'è un problema. Forse puoi gremartene anche molto meno. E quella roba già mi intristì. Ma invece quello di Gucci Mane, che vuole essere motivazionale, è incredibile di che storia racconta questo qua, che è una storia fondamentalmente di lui, si dipinge, si autodenuncia lui come una brutta persona, proprio lui dice io ho fatto schifo, e poi con un addicted, perché è uno che si è fatto tutta la vita di tutto ed è completamente avuto un problema gravissimo con lo sciroppo. Sì. Come poi, oltre a mille robe legali, come dopo il carcere, in cui viene incastrato per l'ennesima volta, con questa moglie che gli rimane... Insomma, la leggenda dice, non viene spiegato in libro, la leggenda dice che lui gli abbia dato 2 milioni e si è uscito che erano 20, che lei nel frattempo aveva creato una roba di... Un castello di imprese, come si fa? È uscito fighissimo, sobrio, senza, non beve più neanche un bicchiere di roba, super figo, una casa della Madonna, una moglie fighissima. Ma che prigione è? Hai l'indirizzo per caso che andiamo a controllare? No, però è una grande motivazione, insomma, io spero di farne tesoro, nel senso che comunque ti dà proprio ti dà quest'idea anche che secondo me, questa io la so da sempre, non l'ho mai applicata, che il vero vincente... Cioè il Jay-Z, il Fit, questi qua, è gente che non va in discoteca fino alle 7 del mattino. No, è gente che lavora è tanto. È gente che va... O quando J Balvin, ti ricordo, mi raccontava che il tipo si sveglia alle 4 del mattino, fa meditazione. Cioè, è gente che in discoteca beve il finto coso e poi va. Sì, fa la foto su Insta per far vedere che si diverte e poi va a lavorare. Sveglio, un po' come fa Sciavolo. Un po' come fa Sciavolo, infatti stavo per dire per la stessa che, cosa. Che funziona tutto bene, no? Però in tutto questo marasma di cose che accadono, a un certo punto nel 2016 accade la DPG. Cioè, anche questo, no? Sì, è una figlio cosa del tempo. Secondo me anche Santeria è stato un album che ha dato il volano, giusto? Mm-hmm. Ha riportato
secondo me una serie di fattori che secondo me fa fondamentali per una nuova generazione, che erano il testo esplicito, e quindi a un certo punto, come per magia, dove prima non si poteva dire un cazzo, venivi subito bacchettato, arrestato, poi è successo anche... Tutto ad un tratto si poteva nuovamente dire quello che si voleva e uscì questo pezzo che parla da sé. Parla da sé. Tra l'altro, la domanda per te, per Shablo, è: ma con tutti quelli che hai preso te della nuova generazione, gli unici che non hai preso è la Dark Polo Gang? Ma no, guarda, ad essere sincero, io non li ho capiti subito i Dark Polo, nel senso che mi ricordo che Sfera me li ha fatti sentire. Tu dicevi, no, anch'io. Loro aveva fatto, Sfera ha fatto il primo pezzo uscito mai da Dark Polo Gang, che era Cavallini, che era il pezzo che era featuring di Sfera. Lui li ha lanciati. E lui è arrivato e mi fa, guarda, io già lavoravo con Sfera, già lo seguivamo e tutto, e lui arriva e mi fa, guarda, ho fatto questo pezzo con questi amici miei di Roma, Cavallini, e facevo, guarda, Sfera, ma non sanno reppare i tipi, cioè, ma scusa, anch'io, ma perché hai fatto sta roba, non capivo. Ti fanno, guarda che hanno grande personalità, sono comunque originali. E lì per lì non li ho capiti, ti giuro. No, io mi ricordo Sfera che venne in trasmissione, che la facevo prima, Babylon, miglior artista italiano Dark Polo Gang. E io te lo giuro. Ho reagito come voi. Allora, era una roba che all'inizio era LOL, sì, che poi ha fatto il giro e è diventata cool. Poi adesso non so in realtà, che giro fa. Sono stati, all'epoca così, cioè, erano, se ci pensi, oggi quello che oggi il rap, la trap, eccetera, loro l'avevano già predetto, con quel loro stile, eccetera. Oggi è valido tutto, capito? Sì, oggi poi vale tutto. Vale tutto. Sì. E loro quando l'hanno fatto, noi comunque, ripeto, veniamo da anni in cui comunque per molto meno potevi essere bannato, capito? Sì, scuoiato vivo. Però ti dico, capito? Qualcosa che avevo fatto io, specialmente in loro, lo rivi, cioè io facevo, io sai perché io venivo odiato, ma mi è stato sempre dato il perdono perché io ero stilo, cioè perché usavo delle parole, usavo delle robe, quindi non è che dicevo io mi drogo, io scopo, io non era mai così. No, loro hanno scolpato. Sì, andavano sull'effetto finale. Sì, andare col No, ma guarda, poi nel tempo, riascoltandoli, capendoli, capisci che c'è qualcosa, cioè non è che veramente non è niente, cioè, sì, c'è qualcosa, cioè, c'erano delle grandissime personalità che comunque hanno innovato, hanno portato, hanno stato un momento anche di, comunque vuoi, possono piacere o non piacere, ma comunque hanno veramente qualcosa trasformato, rivoluzionato. È vero. Allora ascoltiamola, Mafia scelta da Guepe, qui. A TRX. A colazione mangio pollo. A cena soldi e cocaina. Cocaina con la G. Questa è stata secondo me una roba di rottura. Che poi adesso poi i vari FSK, questi che hanno successo ora, sono figli a loro volta. Ma loro hanno aperto. Poi sai tanto, cioè, quando uno segna la direzione, poi non è che, cioè, comunque apri veramente, come per dire che adesso un po' è valida questa cosa. Quindi chiunque può fare, capito? No, ma loro sono sicuramente hanno segnato quell'anno lì, sicuramente. Comunque a me fa mega ridere questa cosa. Cioè, in uno stesso anno c'è la Dark Polo Gang che fa Mafia e Bob Dylan che vince il premio Nobel per la letteratura. Le generazioni sono generazioni veramente che non si incroceranno mai, no? Sono mondi che convivono paralleli dentro la stessa, la stessa struttura. Comunque sono successe tantissime cose e le avete costruite praticamente, no? Ma tu quando hai tirato in piedi Taurus, fondamentalmente, di cui rappresenti con maglia, devi mettere la mano sul petto come Marchisio, così. quando hai creato Taurus, hai iniziato a lavorare con tutti questi ragazzi che erano giovanissimi all'epoca. Quando hai preso Sfera, quanti anni aveva? Lui è giovane, 22-23. Mirko Arcomi uguale, no? Sì, anche più giovane Mirko. Quindi tutta gente iper giovane che aveva questo tipo di gap magari con te, nel senso che magari non conosceva neanche il rap che voi avevate ascoltato. J Dilla magari non sapeva neanche chi fosse, certo. Però loro conoscono, No, ma all'epoca, all'inizio, giovani, cioè, non tutti, però alcuni vengo stupito. Alcuni lo scoprono dopo, soprattutto se sei un professionista, magari ti va a informare. Però è vero quello che dice lui, perché per dire, Sfera non ho mai vissuto in Mobb Deep, per dire, capito? Che è un gruppo che a me mi ha segnato totalmente. Ma quello che voglio dire, non è meglio, non so come dire. Ma sai, non è che c'è meglio o peggio. Sicuramente sei pulito, da un certo punto di vista sei pulito totalmente. Charlie, per esempio, mi ricordo che è il produttore che poi ha creato un suono su queste cose qua. Io sono un produttore, quindi mi rapporto molto a lui. Io vengo da un periodo in cui il campionamento era tutto, non si suonava niente, se suonavi le robe MIDI era pure trash, capito? Ai tempi dovevi solo campionare, la ricerca era sul digging, sì, su trovare il campione giusto, sulla cultura musicale. Di 1000 anni fa. Stiamo parlando di 1000 anni fa, però partiva tutto da lì, capito? Vengo da quel mondo là, che poi oggi mi piace riproporre il sample, il campione, perché vengo da quel mondo là e poi adesso è tornato anche di moda, anche figo, no? Però comunque Charlie viene da un momento dove invece il campionamento non sapeva neanche cos'era, lui non andava a ascoltare la musica anni 70, 60, a scoprire delle cose, capito? Delle radici. Per lui, capito, parte tutto da, capito, le tastiere, i synth, capito, Fruity Loops, software, quei quattro suoni con cui fai le batterie, basta, finiscerà. È da tutto un altro approccio. E mi ricordo che anche una sessione che abbiamo fatto, mi ricordo qualche anno fa,
con Elisa, che è venuta a casa di Charlie, e fa: guarda, vorrei fare un pezzo la Massive Attack. E Charlie fa: guarda, non so chi sono i Massive Attack, mi ricordo, è stata una cosa così, no? Non lo sapeva, ma però questa roba qua, da una parte dici, beh, ma come fai a non conoscere? Dall'altra parte invece ti permette di avere una pulizia totale, capito? Perché sei totalmente, cioè, non avendo riferimenti di quel tipo, sei libero totalmente, neanche né di rifarti, né di copiare, cioè, è così che si creano le cose nuove, che si cambiano le cose, certo. No? Però qui è esattamente l'approccio diverso rispetto a quello che avevate voi, che invece eravate mega curiosi, studiavate, vi informavate, no? Certo, però poi nel tempo uno può andare a informarsi, nel senso, non è che... Ti dirò, non vuol dire, guarda, sentivo di recente questa cosa, un po' un dialogo un po' troppo grosso da affrontare. Non penso che sia cioè, meglio o peggio, penso sì, esatto. Che sia diverso. Poi, sai, dipende, io non è che sono Umberto Eco, quindi posso dire, vabbè. No, che noi basiamo molto sui riferimenti. La nostra roba ai tempi era andare, capito, a studiare, a leggere, a ispirarsi, capito, da altre cose. Cioè, ecco, c'è una cosa da dire: non è che si riduce, non è che se c'è un artista o una band di moda, così sia. Così, solamente così. Cioè, no. il mondo intero, cioè, se guardiamo in America, c'è Pop Smoke, pace l'anima sua, e J. Cole. Cioè, queste cose esistono. Tutti convivono. Sì, sì. Ci sono, hanno artisti, i loro spazi. E la roba, il fatto che Marra è uscito, ecco, prima che Marra uscisse, vendesse un doppio disco di platino, io dicevo, cazzo, era dura. Invece questa cosa dimostra che, grazie a Dio, l'hip hop vive, si evolve, si ritorna, si riprende, si auto mangia, poi si risputa, si risputa. Ma la cosa bella è che è uno spazio talmente vitale e carico di gente che anche uno come Luque, appunto, che è stato come dire rinvigorito da questa nuova ondata, può fare delle cose fighissime. Vedi, come fa lui, che fa anche questo filone che è un po' melodico, che fa tanti pezzi, diciamo, un po' più intimisti, un po' più anche lover, se vuoi, però usando le parole. Vedi che comunque lui pensa che addirittura è proprio più difficile per un artista campano, che comunque ha avuto un grande successo. Quindi questo dimostra che è ovvio che in un mondo dove se ci fossero solamente gli FSK, uno direbbe magari, beh, no, c'è bisogno di qualcosa in più. Sì, andiamo al mare, non so, esatto. Con tutto il bene, io adoro, li ascolto sempre, però capisci che ci sta, dai, sì, ci sta. Ascoltiamolo allora, Malamore. Bellissimo, che è un pezzo stupendo, pietra, sì. Luque qui a Zeitgeist TRX. Malamore di Luque, Zeitgeist TRX, un pezzo pazzesco, questo qua è sempre bellissimo da riascoltare, uscito nel 2016, e la cosa secondo me da dire per chiudere questa puntata 2006-2016 è che nel 2006 non c'erano veramente zero social rispetto a quanti ce n'erano oggi, no? Sì. Cioè, prima con Pablo, sì. Cioè, tu avevi MySpace. Sì. E tu non so se hai aperto Twitter già nel 2006, visto che Twitter è stato lanciato nel 2006. Beh, io ho aperto anche Instagram 2007. Tantissimo tempo fa, poi non lo usavi come ora. Comunque Instagram nel 2011 è venuto fuori. Sì, 2011. Io di Instagram l'ho aperto prima del mio disco, sì, da solo. 2010. O dopo, forse dopo. 2010-2011. E Twitter, Twitter pensa che è resistito, rimane. La cosa bella di Twitter è che è più serio, e poi c'è anche questa cosa strana, che è più serio ma è anche tutto permesso, quindi cioè io purtroppo seguendo di tutto. Ma poi è riemersa recentemente un tuo beef con Roy Pace. Guarda che comunque ma come è successo lì? Ma guarda che assurdo, non lo so, il tipo si deve essere accorto adesso di cose che tu gli avevi lui scritto. Lui mi sa che ha detto che ha rivisto nella timeline, però 8 anni dopo è dura. No, però veramente, cioè, secondo è me perché questo... una tipa ha commentato, ah, okay, quindi qualcosa, l'ha rifatto risalire, sì. Ma tu non hai reagito comunque lì, no? No, io no, perché mi sembrava una cosa, innanzitutto è un delirio, non, niente è vero di quello che viene detto, ed è una roba a livello di rapimento alieno, cioè non, nel senso, si può adesso, non è però che tu dopo è famoso 8 anni... per rispondere comunque a... ho capito, ma io avevo la risposta all'epoca, perché all'epoca io tu sei un blastatore, è vero, sì. Sei un blastatore all'epoca, il tipo lui faceva i meme prima dei meme, capito, li facevano su di lui, il tipo dal nulla disse che noi eravamo dei metrosessuali che cantavano una canzone di merda, e io gli dissi, guarda, vergognati. E finì lì, poi lui 8 anni dopo scrive questa cosa e viene fuori questa cosa assurda su Corveleno, veramente assurdo, che
Era un po', sì, era un po' cringe, come si dice. Molto cringe, cioè cringe. Veramente creepy anche. Un po' spaventoso. Anche perché ci sono, persone che non ci sono, no, più, si parla di 8 anni fa, un po' strano, una roba è stato, assurda, sì, molto un po' strano. Sì. Però comunque mi ricordo questa cosa, quando era uscito il tuo primo disco solista, sì, mi hai detto, no, perché io uso Twitter, guarda, adesso non ho tanti followers adesso, però sono già, cioè con mega umiltà, tu mi avevi detto, sono guarda, non ho tanti followers, però guarda che sta crescendo, adesso ne avrai tipo, quanti sì, ma tu, sì, però... Ma che gente ti segue su Twitter? Comunque c'è scritto quando si scrive, guarda, qua c'è iscrizione gennaio 2010. Beh, sì, guarda Sciablo, è che col io non professionista della macchina del Twitter, fango. Che Twitter, ti spiego, può funzionare tanto se lo usi tanto nel modo giusto, perché... in teoria, purtroppo ci sono anche i fan bimbi, ci sono anche le stupidaggini su Twitter, però in teoria dovrebbe essere un mezzo un po' più serio, perché no, perché non è Instagram, non è Facebook, Facebook ormai è la gabbia aperta e lo usano gli anziani o subumani, sì, casi sociali. Twitter invece dovrebbe essere più serio, infatti se ci pensi tutti gli opinionisti, i giornalisti sono lì, su Twitter, sì, se tu sei uno di quei rapper che non sono io, con tutto rispetto per chi lo fa, che ama retweetare o scrivere ai politici o scriversi con i critici così, è perfetto. Per me no, perché non sono interessato. No, te sei più come Sciablo che si scrive con Birdman. Si manda dei messaggi messaggi de fuego. È stato un momento fantastico. Rimpiango quella notte a Miami non essere andato. Perché allora, raccontatemi tutto. Cos'è successo? Perché dobbiamo chiudere. Abbiamo un pezzo. Il pezzo in questo caso è Like My Daddy. È un magico momento che non tutti sanno, in cui Elettra Lamborghini fu firmata a Cash Money. Non tutti lo sanno, possiamo dirlo, no? E andava a fare delle sessioni in studio e Sciablo andò con Gue, mi ricordo, ma io mi fare e il mi suo disco precedente a fare il mio disco. Qual era? Gentleman? Era Gentleman? No, era Sinatra. Era Sinatra? No, la Gentleman. Era Gentleman. 2017. Era Gentleman. Ah, sì. E certo, ti spiego perché. Perché io conobbi Elettra Miami e insieme poi Pablo, davvero Volpone, disse: ah, ma facciamo. Interessante. Inizialmente io conobbi lei, le proposi di apparire nel video di Lamborghini come bombsh, come figa del video. Perché lei faceva già i reality. Non cantava, là. Sì, lei faceva, in realtà era famosa, non cantava. E poi il Volpacchione gli disse: no, ma perché non facciamo un remix? Da lì poi. No, bravo, ma noi dopo. Aveva ragione. Noi dopo, poi nel disco poi successivo, quando andammo, ci fu questa magica, surreale roba di la Lamborghini in Cash Money. Sì, sì. E Sciablo mi disse: vieni che andiamo in studio perché era Birdman. Siccome io non amavo tanto, cioè a me non mi è mai piaciuto fare le sessioni in studio con altri artisti, cioè non che va molto di moda adesso fare. Ho sempre rifiutato i camp con tutti e così, e non mi piace, anzi ultimamente l'ho dovuto fare con artisti stranieri anche e senti la pressure, non è il mio stile. È un po' fabbrica, no? No, devi andare là. Io andai, mi invitò un rapper tedesco famoso, mi venne a prendere tutta una roba in grande lusso. Andai in studio, mi disse: Gue, now write 12 bars. Ammazza, oh. Eh sì, col beat e lì sei obbligato. Meno male che avevo già delle robe. Perché se tu arrivi là e non. Adesso scrivo in studio io. Però vengo da una Hai scuola. Cambiato tecnica. Ho cambiato tecnica. Beh, ai nostri tempi non si faceva. Ai nostri tempi non si faceva, anzi, era una roba da scrauso. A parte che non potevi andare in studio, prenderlo le ore, sì, così. Adesso sì. E quindi, insomma, per fartela breve, non volevo andare in studio, mi piaceva scrivere per altri, non mi piaceva. E disse: oh, guarda, Sciablo, non c'ho voglia. Poi loro hanno un modello che ho visto far solo a Napoli. Cioè, in studio ci becchiamo le 2 di notte. No, giusto. Ah, sì. Si fa le 2 di notte fino alle 2 mattina. Io scopo, piuttosto andavo, ma io andavo lì, andavo all'Eleven, andavo altri locali. Cioè, non andavi a lavorare. No, e gli dissi: guarda, Pablo, no. Gli dissi: guarda, Pablo, no, vai tu. Infatti, fece poi le 6 del mattino. Sì, e lì conobbe, no? Sì, l'ho conosciuto, è stato il primo incontro. Comunque è stato mitologico, perché per noi, comunque, cioè, Letta, per dire, non sapeva neanche chi fosse Birdman, sapeva ovviamente che era un grande produttore, però cioè noi che veniamo dagli anni 90 c'era tutto il discorso del Cash Money Records, che è stata una label importantissima, che se vuoi è stata anche uno dei primi che hanno portato il sound che adesso va per la maggiore, sì, sound trap, certo, no? Utilizzando 808, bassi spinti, c'erano dei geni tipo Juvenile, c'era, no, scusa, ho visto di recente che... sui Pop Evolution c'era, scusa, un solo nome, un solo mito, c'era Manny Fresh. Vabbè, Manny Fresh era uno dei produttori che ho scoperto. Tu hai visto i Pop Evolution? No. Tu guardi i Pop Evolution, è una cosa magica. Manny Fresh era figlio del DJ più king di New Orleans,
che, sì, DJ famosissimo, che adesso è famoso, che suonava in questi party. E lui da bambino già suonava. Sempre comunque, potrei anche dire. C'è il record presso il cultore più brutto della storia. Però è un genio. E il padre spiega che lui da fin da bambino sentiva, e era un bambino prodigio, dice. Vabbè, ma è meravigliosa sta cosa. Così, la rullata era quella di meravigliosa, meravigliosa sta cosa. Poi ha portato ovviamente al nome più grande di Lil Wayne, Cash My Records, poi era Lil Wayne, e Birdman era un po' il padrino di Lil Wayne. C'erano anche delle storie che non si capisce, che era un rapporto strano, molto ambiguo, baci in bocca tra Lil Wayne e Birdman, non si capisce. Comunque, Birdman è un personaggio mitologico, un vero G all'americana, proprio di cui si sarà attento. Self-made, no? Infatti arrivavo là e lui era circondato da questi energumeni con delle pistole sopra il frigorifero. Ah, così, appoggiate. A scopo dimostrativo. Sì, 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 era così, vabbè, un personaggio veramente mitologico. E no, quello primo incontro è stato molto bene, il tipo era molto interessato, mi chiedeva come funzionava in Europa, in Italia. Abbiamo iniziato un rapporto anche epistolare, sai dire. Epistolare? Epistolare. Cioè, un rapporto pistolare. Meglio epistolare con le pistole con o epistolino? Con lunghi messaggi, perché lui comunque poi lui c'ha questo business che c'ha questi, diciamo, studi a Miami, super famosi, Criteria Studios, che sono, che lui affitta poi per un sacco di artisti, hanno risalito tutti là. E niente, poi fondamentalmente, vabbè, te la faccio breve, in realtà dopo un po' diciamo che avevamo delle visioni un po' diverse sulle strategie, diciamo, di discografiche. E niente, il tipo a un certo punto arriva un messaggio abbastanza di minaccia, che comunque da Birdman devi anche stare attento, perché ti arriva, non so, un messaggio di minaccia da... È uno che ti accoglie con le pistole, cioè voglio dire. Sei più tranquillo. Cioè, se in Italia ti arriva dal rapper italiano, vabbè, ci fai le risate, ma se ti arriva da Birdman è meglio che comunque sia un po' attento. Quindi dopo un po' che mi ha scritto un po' di parole, un po' così, poi fortunatamente poi abbiamo pacificato. Hai risolto. Sincero, ho risolto i nostri beef, perché sarebbe stato un po' imbarazzante tornare, però è stato bello, posso raccontarlo questo. Puoi ancora raccontarlo, sei ancora vivo per farlo. Beh, chiudiamo in bellezza. Esatto. Ringraziamo il nostro super esimio ospite massonico. No, ringraziamo, tra l'altro, se vuoi salutare Birdman, ci sta ascoltando in questo momento. Chiedo umilmente perdono per avermi permesso. Questo è Stunting Like My Daddy, è l'ultima. Così, Non vedo l'ora di tornare a Miami e a trovarti. Cavolo. Grazie Sciablo, bella. Grazie Sciablo. Bella. Zeitgeist.